La casa è il nostro rifugio, il luogo in cui possiamo rilassarci e rigenerarci. Io sono Wendy e in questo video ti mostro alcuni semplici suggerimenti per rendere la casa ancora più accogliente e confortevole. Rimani e andiamo insieme alla scoperta del piacere di stare a casa. Per rispondere alla domanda su come rendere la casa più accogliente, dobbiamo chiederci prima se, quando entriamo nella nostra casa, ci sentiamo veramente a casa. Se senti che non ti puoi rilassare e sentirti sicuro e protetto, se non c'è un'atmosfera che invita al relax e al benessere, allora la tua risposta non è positiva e vorrà dire che la tua casa ha bisogno di quel tocco in più. Per rendere la casa accogliente, prima dobbiamo assicurarci di mantenere la casa pulita e organizzata per creare un ambiente piacevole da vivere. In una casa pulita e in ordine ci sentiamo generalmente più rilassati, soddisfatti e felici. Ci permette inoltre di muoverci liberamente nello spazio senza ostacoli e di godere appieno del conforto che il nostro ambiente domestico può offrirci. Utilizza colori caldi e naturali nelle pareti e nei tessuti. Anche se non abbiamo la possibilità di cambiare il colore dei muri, ci possiamo aiutare dalle tende. Si consiglia di utilizzare tessuti morbidi e confortevoli, come il cotone. Le tende possono essere realizzate in tessuti leggeri e trasparenti per lasciar filtrare la luce naturale e creare un'atmosfera luminosa e accogliente.
È inoltre possibile arricchire l'ambiente con tessuti a motivi e texture che aggiungono calore e personalità alle stanze. Decora con piante e fiori freschi per aggiungere un tocco di natura e vitalità alla casa. Anche se non ho tante piante, quasi sempre ho sopra il tavolo dei rami di fiori fresche. In alternativa, possiamo mettere della frutta di stagione come centrotavola. Ovunque mettiamo questi, saranno gradevoli alla vista. Le candele saranno sempre le nostre alleate. Serviranno per arredare e dare il tocco di luce caldo. E se sono profumate renderanno lo spazio ancora più confortevole. Si può arredare anche con degli oggetti in legno. Scegliendo pezzi di arredamento e accessori di questo materiale, puoi aggiungere calore, naturalezza e carattere alla tua casa. Utilizza illuminazione soffusa e lampade da tavolo per creare un'atmosfera più intima e creare angoli accoglienti. Individua uno spazio della casa che sia tranquillo e non troppo trafficato. Opta per poltrone o divani comodi. Aggiungi dettagli personali come foto, libri, oggetti d'arte o qualsiasi cosa ti faccia sentire a tuo agio. Ho chiuso tutte le finestre, fatti i letti, messe al loro posto le cose in giro e adesso, dopo un caffè, mi metto all'opera per finire il lavoro che avevo già in programma. A proposito di caffè, vi lascio in descrizione un video dove faccio la decalcificazione alla macchina. Oggi la mia intenzione è farti compagnia in un video rilassante dove pulisco e riordino i ripiani in cui conservo dei bicchieri e anche la madia, che sarebbe la nostra dispensa. Non sarebbe un granché da fare, ma alla fine, spostando e spostando questo lavoro, si accumula anche qui la polvere. Metto tutto sopra il tavolo per pulire l'interno della vetrinetta e subito dopo laverò e asciugherò tutti i bicchieri e, una volta finito, riposizionarli nuovamente.
Organizza i calici in modo che siano stabili e non rischino di urtarsi o rompersi. Puoi posizionarli in piedi o rovesciati, a seconda del tipo di vetrinetta e dei supporti disponibili. Conservare i calici rovesciati in vetrina può essere una pratica estetica e funzionale. Dal punto di vista estetico, i calici rovesciati possono creare un'atmosfera elegante e raffinata, aggiungendo un tocco di classe all'ambiente. Dal punto di vista funzionale, mantenendo i calici rovesciati si evita che si accumuli polvere all'interno dei calici stesi. Le madie sono un complemento d'arredo importante perché sono utili per conservare e organizzare gli oggetti all'interno della casa, fornendo spazio extra per riporre utensili da cucina, stoviglie, libri, vestiti o altri oggetti. Inoltre, le madie possono contribuire ad aggiungere un tocco di stile e personalità all'ambiente in cui sono collocate. Io, avendola in soggiorno, che da me è anche sala da pranzo, l'approfitto per riposizionare nei suoi scomparti i piatti, dei contenitori per la conservazione, della pasta e dei grani, delle merendine e anche le stoviglie e canovacci che utilizzo con frequenza. Poco a poco sposterò fuori le cose come ho fatto prima per pulire il suo interno e andrò a riposizionare il tutto lasciando ben sistemato. Riordinare casa può sembrare noioso e faticoso, ma vi assicuro che una volta finito vi sentirete soddisfatti e rilassati. Voi come approfittate il tempo nelle giornate di pioggia? Vi consiglio di mantenere musica allegra e coinvolgente per mantenere l'umore alto e dedicare un po' del vostro tempo a mettere in ordine gli armadi, a riorganizzare gli scaffali della cucina o dare una bella pulita in generale in qualche stanza. E ovviamente, come sempre vi consiglio, dedicate del tempo anche a voi stessi. Spero di essere stata di buona compagnia. Vi ringrazio sempre e vi aspetto nel prossimo Vlogs di Wendy. Ciao!